nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo scorso anno abbiamo compiuto un percorso in termini generali, no? sulla festa del Sacro Cuore. Abbiamo visto in termini generali tutte le figure legate di santi, legate alla spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, e poi abbiamo visto come è nata la festa. Quest'anno invece vogliamo soffermarci su Matilde di Akeborn, decisamente sconosciuta ai più, anche ai più dei cristiani. Ma così non fu nei secoli passati, perché quest'opera di cui parleremo tra poco, che si chiama Il Libro della Grazia Speciale, che parla di Matilde, ma non è scritto da Matilde, ebbe una grande diffusione come testo mistico medievale. Allora, ci addentriamo in questo monastero, siamo in Germania, nel cuore della Germania in qualche modo, siamo nella seconda metà del 1200, per conoscere Matilde di Akeborn. La catechesi stasera sarà un particolare, insomma, alternativa, diciamo. Ecco, non so se si vede bene, la Germania attuale almeno. Ecco, noi dobbiamo andare nel monastero di Elfta, che all'incirca è a sud di Berlino, diciamo così, in termini molto vaghi. Siamo nella Sassonia. E questa abbazia di Elfta, fondata nel 1234, avrà un grande sviluppo mistico, perché all'interno di questo monastero sorgeranno tre grandi donne legate, tutte e tre, al Sacro Cuore di Gesù, una dopo l'altra. Chi sono queste tre donne? La prima, Matilde di Akeborn, che è quella che approfondiremo oggi. Poi, ecco, che diviene badessa di questo monastero dopo la sorella Gertrude, quindi un po' in famiglia, diciamo così, anche perché il monastero è stato fondato su un terreno dato dalla famiglia, quindi tutto in famiglia, diciamo così. Poi a Matilde succede una certa Gertrude, che non era familiare, non era parente, Gertrude di Elfta, conosciuta anche come Gertrude la Grande, la quale è importante anche stasera perché è lei che trascriverà le visioni di Matilde di Akeborn, e ne uscirà quest'opera che è il Libro della Grazia Speciale, Liber Specialis Gratiae, che è talmente poco conosciuto che non c'è nemmeno in vendita, e quindi l'ho dovuto stampare, ho trovato su internet una versione degli anni 30 e l'ho dovuta stampare, sono riuscito, insomma. Gertrude, questa che succederà come badessa dopo Matilde, anche lei avrà delle rivelazioni private legate al culto del Sacro Cuore, che si chiamano le rivelazioni, queste le leggerò l'anno prossimo, così facciamo la catechesi. Terza figura, Matilde di Magdeburgo. Questa donna entrerà negli ultimi anni della sua vita in monastero dopo tutta una vita di beghinaggio, era beghina. Le beghine erano un movimento di rinascita spirituale un po' alternativo nel centro Europa. Ecco, Matilde di Magdeburgo entra sessantenne in questo monastero di Elfta e scriverà anche lei un'altra opera che si chiama La luce fluente della divinità. Questa magari fra due anni la tratteremo, questo tema. Queste tre figure allora sono profondamente legate da questo filo rosso conduttore, che è il tema del Sacro Cuore di Gesù. A noi ci pare scontato parlare del Sacro Cuore di Gesù al giorno d'oggi, ma ricordiamoci che siamo nella seconda metà del 1200 e nessuno in ambito spirituale parlava del Sacro Cuore di Gesù. Abbiamo solo un riferimento qualche decennio prima in San Bonaventura di Bagnoregio, che in alcuni sermoni parla del cuore di Gesù, ma non è assolutamente un tema tipico. Da questo momento in poi si diffonderà
e raggiungerà il suo apice diversi secoli dopo, ricordate, nel 1600 con Santa Margherita Maria la Coque. Ma deve passare decisamente molta acqua sotto i ponti ad arrivare a Margherita Maria la Coque. Allora, a un certo punto siamo in questo contesto di questo monastero nel cuore della Germania, si diffonde questo culto del cuore di Gesù, a partire da delle rivelazioni private, che prima di tutto ha Santa Matilde di Akeborn. Allora, cerchiamo di addentrarci a poco, proviamo a respirare anche noi questo clima di questo monastero tedesco. Ci aiuta Santa Gertrude, che scrive così a un certo punto: «Scesi nel cortile e mi sedesti presso lo stagno. La purezza dell'acqua che vi scorreva, il verde degli alberi che lo circondavano, il libero volo degli uccelli e in particolare delle colombe, ma soprattutto l'intima pace del luogo così ritirato, mi resero felice». Ecco, siamo in questo contesto, anche ci serve forse anche per capire, siamo in questo contesto nel cuore della Germania, immaginiamocelo anche boscoso, dove a un certo punto c'è questo monastero racchiuso in mezzo alla natura, dove si respira questa profonda pace. Allora andiamo a considerare Santa Matilde e, come capita spesso per i santi, già nei primordi della loro vita, nella loro nascita, avviene qualcosa di soprannaturale. Il libro inizia così: «Santa Matilde venne in tal modo prevenuta dalle benedizioni della Divina Dolcezza, che nel momento medesimo della sua nascita, sembrando vicina a spirare, in gran fretta venne dai parenti portata in chiesa perché le fosse subito amministrato il santo battesimo. Tuttavia il sacerdote che la battezzò, uomo di grande santità, disse con spirito profetico: "Perché temete? Questa bambina non è già vicina a morire. Essa vivrà molti anni e diventerà una religiosa santa, in cui Dio opererà grandi meraviglie". Ecco, già nella nascita, no? Si predice questo futuro di Matilde, grande donna dello Spirito. Allora, eccola, dicevamo, torniamo un momento alla sorella, vi ricordate, Gertrude, che non è Gertrude l'altra, la sorella di Matilde è badessa di questo monastero e a un certo punto, a 7 anni, probabilmente con i genitori e anche la bambina, vanno a trovare la sorella, che è badessa di questo monastero. Ma Matilde si innamora talmente tanto del chiostro che non vuole più tornare a casa. E allora viene accolta a 7 anni nel monastero e vi rimarrà tutta la vita. Così ci viene detto. Giunta all'età di 7 anni, Matilde accompagnò sua madre in un monastero vicino al castello dei suoi parenti e, benché in età ancora si tenera, volle ad ogni costo rimanervi contro la volontà della genitrice. Vi si trovava tanto felice che supplicò le monache ad una di accoglierla nella loro compagnia. I genitori dovettero cedere. Né poterono, né con le minacce, né con le carezze, condurla via dal chiostro. Ecco, Matilde da quel momento rimane nelle mura del monastero. Ma saltiamo, sennò diventa troppo lungo. Allora, andiamo subito a considerare le visioni di Matilde, diciamo qualcosa prima di ascoltarle. Questa monaca fa una continua esperienza di Dio, una continua esperienza mistica. Tra poco ascolteremo alcune visioni, almeno quelle legate al Sacro Cuore, che forse potremmo subito etichettarle così, in modo raffazzonato, come un po' devozionali.
Io direi che non c'è questo aspetto, anche se apparentemente sembra, perché questa donna, questa monaca, vive questa esperienza mistica e di fronte alla mistica noi dobbiamo capire che non possiamo capire tutto, diciamo così, capire che dobbiamo restare sempre a un gradino indietro di fronte a questa esperienza di Dio che si rivela ad alcune persone. E direi non è tanto così devozionistica la questione, perché questa monaca è profondamente imbevuta di liturgia monastica. Spesso lo vedremo che Matilde fa particolari esperienze mistiche legate profondamente al tempo liturgico. Ad esempio, la prima che ascolteremo, siamo nel periodo di Natale, anzi siamo nella messa del giorno di Natale, le appare Gesù bambino. Oppure il giorno di Pasqua, le appare Gesù risorto, le mostra le piaghe, per dire, no? Per fare qualche esempio. Profondamente immersa nella liturgia, nel tempo liturgico. E poi spesso Matilde cita dei canti della liturgia. Adesso tra poco lo leggeremo, lo anticipo, no? In questo primo testo. Mentre si cantava nell'aurora la messa Lux Fulgebit. Il libro è tutto pieno di questi riferimenti. Cosa vuol dire Lux Fulgebit? È l'incipit del canto introitale, cioè del canto d'ingresso latino, ufficiale. Matilde fa sempre riferimento a questi testi latini. E un tempo le messe venivano chiamate proprio con l'inizio del canto d'ingresso, no? La messa Lux Fulgebit è la messa della mattina del Natale. La messa Resurrexi è la messa del giorno di Pasqua. La messa Spiritus Domini è la messa del giorno di Pentecoste, per dire, no? E tutto parte dall'incipit della messa, del canto introitale. Dicevo allora, spesso ci parrà anche un po' ridondante. Questo è vero, è stato un po' impegnativo leggere questo testo perché dopo un po' diventa particolarmente impegnativo, diciamo così, per usare delle parole tenere. Spesso vengono ripetuti dei contenuti, spesso c'è una ripartizione di elementi. Adesso non saprei farvi esempio, però non so, a un certo punto, ad esempio, mi ricordo, appare una scala con 12 gradini, in cima c'è, non so, forse la Santa Vergine, e lei deve impegnarsi a dire che ogni gradino rappresenta qualcosa, no? A noi ci suona pesante questo modo di parlare, dobbiamo immergerci nella spiritualità del 1200, no? Per capire. Ecco, fatte queste premesse, proviamo ad ascoltare alcuni di questi brani che fanno uso profondamente di immagini per rappresentare il cuore di Gesù. La prima. I battiti del cuore. Mentre si cantava nell'aurora la messa, mentre il ricevere le fabbriche di illuminazione e comunque con il figlio di Dio fosse la luce che aveva illuminato con la sua splendente natività l'intero universo e ciascun uomo in particolare. Mettilde, appunto suonando da lì, preso un infante, se lo scrisse tra le braccia e tanto strettamente con il suo cuore che sentiva e contava i battiti del tuo cuore. Ora questo cuore dava poi in un solo impulso tre rigorose valutazioni, poi un battito leggero. Matilde se ne sentiva, ma l'infante disse: il mio cuore non batteva come quello di altri. Dalla mia infanzia sino alla morte ha sempre pulsato come tu lo senti. Ecco perché sulla croce si dava così la vita. Ma sa che il primo battito provenne dal potente amore del mio cuore. Il secondo battito provenne dall'amore insanguinissimo con cui governavo me stesso e tutte le mie cose
Il terzo battito nasceva da quel suavissimo amore di cui ero infiammato in morte amarissima di soffrire. Il quarto e libero battito è l'espressione della volontà che mi conforma. Ecco, vedete, queste curiosità, questo cuore che fa tun 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 tan, tun 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 tan, che è il cuore di Gesù bambino. Ovviamente questa è un'immagine tenera per rappresentare questo cuore di questo bambino Gesù che palpita di amore per l'umanità. La visione delle opere e la figlia delle vite animali, secondo il suo la porta grande figurava la volontà di Gesù Cristo e le porte in basso indicavano i piedi del Signore. Sulla colonna che si separava si leggeva questo versetto: venite a me, voi tutti che siete a capitare di questi, e io vi sfiderò. Attraversate queste, l'anima si avvicinò fiduciosa alle porte e si arrivò in alto, le quali si una vergine introdusse l'anima al cospetto del re e la ritiene di tutta le virtù. Così ornata, con tutta confidenza, l'anima si avvicinò alla porta più alta che indicava il dolcissimo cuore di Gesù Cristo, simile a un suo cuore, forato in segno della vittoria che riportò nella sua passione. Sulla porta davanti a questa porta erano scritte queste parole: avvicinatevi a me, siate illuminati, e il vostro corpo non si chiuderà in confusione. Ecco, questa immagine di quasi di una scalata del corpo crocifisso del Signore è presente in varie sante, ad esempio in Sant'Angela da Foligno e poi anche in Santa Maria Maddalena de Pazzi, però siamo con Santa Maria Maddalena nel 1600, se non sbaglio, 1500-1600. Ecco, in particolare anche questa, no? Questa salita dove l'apice è raggiungere il cuore del Signore. La fune che attira il cuore di Cristo. Vide poi la santa che attira il cuore di Dio verso l'anima sua, una fune di cui si servì per attirare il suo Signore gli assalti. Questa fune figurava l'amore che Dio aveva infuso con tanta abbondanza in quest'anima santa, la quale, perché firmata in tale grandissimo amore, con gli esempi e con la dottrina, attirava tutti a Dio. Sì. La porta è. Sì, ci andiamo. La fornace ardente, e la giunse sino a cambiare il cuore, e lo vide tutto spaventato, mentre gli uscivano fiamme come quelle di una ardente fornace. Il Signore la corse con bontà, entra in sé, ricorre il mio vino buono. Il lungo e il largo, la sua bellezza rappresenta l'eternità della mia volontà, la sua bellezza, l'amore e il desiderio che dissente della tua salvezza. Percorri questa lunghezza e questa larghezza e rivendica con la tua volontà tutto il bene che troverai nel tuo cuore, perché è veramente tuo. E il Signore soffiato mi disse: ricevi il mio Spirito Santo. Quell'anima felice, ripiena dello Spirito Santo, vide da tutti i suoi membri uscire come dei raggi di fuoco di cui ciascuno andava a toccare qualcuna delle persone per le quali essa aveva pregato. Dopo la comunione, le sembrò che il suo proprio cuore si fondesse con quello del Signore.
in un solo pezzo. E Gesù le disse: così il tuo cuore sarà sempre allegro a me, a seconda del tuo desiderio. Continua. I mistici baci. La Beatrice si tenne a prenderla subito tra le sue braccia e di accostarla al mio cuore, di modo che il dramma poteva baciarlo persino 5 volte. Al primo bacio ella si sentì montata da una macchia, al secondo le venne concessa la pace del Signore, al terzo come un'amica carissima ricevette il dono di spirituali delizie, ma al quarto è stata la vita del mio cuore come il tuo nome, tutti gli eredi e ogni creatura. Il Signore allora mi disse: che cosa desideri o potresti ancora desiderare? Ecco, ti appartiene il bene assoluto, ogni buono, il cui possesso forma la gioia del cielo e della terra. Ora edifico i santi a tuo piacimento, questo bene che è il tuo bene. Ecco, il testo sta diventando impegnativo, vero? Anche ridondante, no? Però, come dicevo prima, dobbiamo inserirci in tutto quel contesto anche di immagini tipicamente medievali, siamo nel 1200. Pensiamo, però, inseriamoci, cerchiamo di capire questa figura di Matilde che fa queste esperienze così grandi, che altro non sono esperienze dell'amore di Dio. La lampada era un'altra volta la madre di Dio vedeva il cuore di Gesù Cristo sotto la forma di una lampada ardente, dicendo: io ti do il bellissimo e nobilissimo cuore del figlio mio bellissimo, affinché quella persona te offra insieme con la perfetta fedeltà e il sommo amore che egli mi ha dimostrato e mi dimostrerà senza fine. Mi faccia questa preziosa offerta per tutte le sue diligenze nel mio servizio e la sua porta sarà ampiamente riparata. Ascoltiamo l'ultima immagine. Una volta che attrae ancora il Signore, quella che la legge che vive un giorno con il Signore Gesù e faccia lui un uomo. Per lì il cuore scorse pure una volta che girava senza cosa e una corda lunga che si dirigeva verso il cuore di un uomo, nel quale era pure una volta in movimento. Questo uomo raffigurava tutti i mortali e la volta significava che Dio agli uomini ha fatto parte del suo Dio all'interno, dando loro la libera volontà di volgersi al bene o al male. La corda è la volontà di Dio che attira sempre al bene. Essa dal cuore di Dio va al cuore dell'uomo. E quanto più la e quanto più la ruota gira rapidamente, tanto più l'uomo si avvicina a Dio. Ma se la creatura sceglie il male, la ruota posto si mette a girare in senso contrario e l'uomo si allontana da Dio. Si può perseverare nel male sino alla morte, la corda si spezza e l'uomo cade nell'eterna damnazione. Se si rialza con la penitenza, Dio, sempre pronto per tornare, di nuovo la punta nella sua grazia. La ruota allora gira nel medesimo senso di Dio e l'uomo ritorna ad avvicinarsi a Dio. Immagini vivide però, la ruota così come la fune, poi questi baci al cuore di Cristo, questo cuore che è una caldaia ardente, no? Che ci esprimono in fondo che cosa tutte queste immagini, si accomunano in un'idea, quella
della necessità, del desiderio, anzi da parte del Signore, di averci tutti noi strettamente vicini a Lui, strettamente uniti a Lui. Questa è l'idea di fondo, no? Che viene espressa in questo cuore del Signore. Allora andiamo, stiamo dirigendoci verso la conclusione, a considerare almeno due esperienze mistiche fatte da Matilde e legate sempre al cuore di Gesù. La prima esperienza mistica è lo scambio dei cuori. Gesù dà a lei il suo cuore, Matilde dà a Gesù il suo cuore, ma attenti, vedremo poi alla fine, prima della sua morte, Gesù glielo chiederà di ritornargli il suo cuore, lo vedremo tra poco. E poi l'altro, il dardo infuocato. Sentiamo il primo. Lo scambio di cuore. Il Signore mi rispose, sì, mio proprio genita, impegno, ti do il mio cuore, lo terrai sempre con me. E nel giorno in cui adempirò il tuo desiderio, nei loro consegnerai un testimonio. Ti do un cuore, il mio cuore è come casa di rifugio, affinché nell'ora della tua morte non si apra davanti a te nessun'altra via fuori quella del mio cuore, dove verrai a riposarti per sempre. Questo dono fu un motivo di piazzata ricevuta. Perciò, a quel momento, essa concepì una somma di costruzione a favore di Gesù Cristo. E quasi ogni volta che il Signore gli dava la vita, ella la prese di un uomo, riceveva qualche grazia speciale, come è manifesto in molti lui di questo tipo. Poi l'altra esperienza, quella del dardo infuocato, che un po' forse ci richiama più vicino a noi l'altra immagine, quella di Teresa d'Avila, che un serafino in quel caso trafigge il suo cuore, ricordate la scultura di, non mi ricordo di chi, quella famosa scultura dell'estasi di Santa Teresa d'Avila, dove un serafino appunto trafigge in un mistico, in un'esperienza mistica, il cuore di Teresa. Sì. Il dardo infuocato, essendo una volta detenuta a Teresa, le fa ritrovarsi in una casa di meravigliosa bellezza, in cui il cuore di subito il cuore di Cristo, perché più di una volta, come già si è visto, era entrata allo stesso modo. Prostratasi a terra, trovò su un qualche punto una gran croce e su quella si distese. Ed ecco che dal mezzo di quella croce uscì il dardo di un uomo molto affilato, il quale stava sola e immobile da un parte all'altro. Poi essa unita al Signore queste parole. Tutto quanto vi è sopra la terra non potrebbe formare il valore di un'anima. La salvezza e la gloria suprema consistono nelle pene e nelle rivoluzioni. Ecco. Da ultimo, prima che mi dimentichi, aggiungerei un'altra cosa. Matilde è anche alla base di quella devozione che tutti noi conosciamo alle tre Ave Marie. No, tutti la conosciamo, però non ne sappiamo a volte magari forse l'origine. A Matilde appare la Santa Vergine, adesso non trovo esattamente il testo, ma e le fa questa promessa: a chi reciterà tre Ave Marie ogni giorno, la promessa della salvezza eterna. Quindi, come dire, a un buon prezzo direi, no? se c'è la conversione del cuore, se c'è una vera sequela del Signore. Allora, concludiamo considerando il transito di Matilde, cioè la sua morte. Ecco.
Quest'umile e divota serva di nostro Signore Gesù Cristo, di cui abbiamo scritto in questo piccolo libro, dopo aver passato 57 anni nella vita religiosa, praticando in sommo grado tutte le virtù, venne per 3 anni colpita di continui dolori che l'avviarono verso la sua fine. Il Signore la chiamava in questi termini: «Vieni, eletta mia, colomba mia, mio campo fiorito, dove trovo tutto ciò che desidero, mio bel giardino dove il mio cuore gusta le sue delizie». Giunse infine l'ora da Matilde tanto sospirata. Allora il Dio di maestà, fonte di delizie, unica soavità dell'anima che lo ama, fece splendere intorno alla sua sposa e penetrare in lei la luce della divinità. Poi quel sommo cantore, ecco, prima di, vi ricordate, prima di continuare, avevo detto che l'avevo definita come l'usignolo del cuore di Gesù. Ecco, adesso scopriamo il perché. Gesù stesso la definisce il suo usignolo. Per quale motivo? Perché Matilde era particolarmente abile nel cantare, nei canti liturgici, aveva una voce veramente soave. Allora il Signore, al termine della sua vita, la chiama come il suo usignolo. Poi quel sommo cantore, Gesù Cristo, con la sua divina voce, i cui accenti sono ben superiori ad ogni armonia celeste, volle incantare il suo usignolo, che tante volte aveva attirato il suo divin cuore per la sua tenera divozione, più che per l'incanto della sua voce. Egli le cantò: «Venite, vos benedicti patris mei, venite voi che siete i benedetti dal Padre mio, ricevete il regno». Indi le ricordò l'insigne favore che le aveva fatto 8 anni prima, quando, dicendo queste medesime parole, le aveva dato il suo divin cuore come pegno d'amore e sicurezza. Il Signore, salutandola con tenerezza, le disse dunque: «E il mio pegno dov'è?» A queste parole Matilde, con ambe le mani, aperse il proprio cuore, posto in faccia al cuore aperto del suo diletto. Il Signore applicò il suo sacratissimo cuore sopra quello della sua sposa e l'associò alla sua gloria. «Anima beata, ora ricordati di quelli che serbano la tua memoria. Le tue sante preghiere ci ottengano qualche goccia delle sovrabbondanti delizie che godi presso il tuo diletto, col quale altamente ti rallegrerai, essendo con lui un solo spirito. Amen». Ecco, con queste parole si conclude questo libro, il libro della Grazia Speciale, dove a un certo punto il cuore torna al suo proprietario, torna al Signore, dopo questo prestito a Matilde. Ora, queste immagini che abbiamo ascoltato, ma che abbiamo visto più che altro, hanno uno scopo, credo, quello di farci innamorare del Signore, no? Perché tutto si gioca su questo. Tutto si gioca su questa dolcezza del Signore. Il Sacro Cuore, la devozione al Sacro Cuore è questa, la dolcezza dell'amore del Signore. E vorrei concludere con questa citazione di un santo, sì, della dolcezza, ma vissuto diversi secoli dopo, che è San Francesco di Sales, il quale dice così: che alcuni frutti, i più delicati, per durare a lungo, devono essere messi nello zucchero o nel miele, no? Per durare. Così anche noi, per durare a lungo, dobbiamo essere messi nello zucchero o nel miele, cioè dobbiamo essere immersi nella dolcezza di Cristo. Così ne uscirà una bella marmellata, cioè, cioè così immersi nella dolcezza del Signore potremo appunto vivere a lungo, vivere eternamente, immersi nell'amore di Dio. Ecco, questa immagine, è come tante che usa San Francesco di Sales, credo che ci possano aiutare per capire questo mistero della dolcezza che è il cuore del Signore Gesù Cristo, cuore ferito appunto per amore dell'umanità. E allora ci prepariamo a questa solennità del nostro santo patrono, che più che un patrono è tutto, è il nostro Signore Gesù Cristo. Concludiamo con la preghiera.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dolce cuor del mio Gesù, il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.